tema della sostenibilità ambientale è al centro della nostra continua attenzione, a cominciare dagli aspetti produttivi. Per esempio, le cave di argilla sono in prossimità degli stabilimenti, in modo da averla a chilometro zero. Una volta terminata il piano di estrazione, vengono recuperate le cave e convertite ad oasi florofaunistiche. Recuperiamo anche l'energia termica, il calore dei forni, convogliandoli nei cicli di essiccazione, e anche l'acqua stessa di lavorazione viene depurata, ripulita e rimessa nel ciclo produttivo. Non si può parlare di sostenibilità della terracotta senza prendere in considerazione il lunghissimo ciclo di vita. La terracotta è un materiale energivoro, ma confrontato ad altri materiali da costruzione è sicuramente tra i più performanti, proprio considerando quell'aspetto. Del resto abbiamo monumenti che ci provengono dalla storia, realizzati in terracotta, in laterizio, che ancora sussistono e che ancora hanno inalterato il loro aspetto funzionale ed estetico. Un esempio fra tutti il Colosseo, nel quale stiamo lavorando assieme alle sovrintendenze per sostituire alcuni elementi anastilosi, e che comunque in laterizio sussiste ancora oggi in tutto il suo splendore, in tutta la sua bellezza. Progetti e investimenti sul tema della sostenibilità sono all'ordine del giorno. Per esempio, l'allocazione sulle coperture dei nostri stabilimenti di impianti fotovoltaici. Saremo così indipendenti e riusciremo a sostituire il 20% del nostro fabbisogno con la produzione del fotovoltaico. L'impegno continuo è anche nella direzione di una riduzione dell'impiego di gas, il metano, che alimenta i nostri forni. E aggiungiamo alla materia prima di grande qualità, l'argilla, contenuti di riciclato in linea con i dettami dei CAM, non snaturando le caratteristiche prestazionali ed estetiche della terracotta, ma anzi, se possibile, aumentandoli. Dal punto di vista dell'offerta commerciale, c'è particolarmente cara l'occasione del convegno New Trade per lanciare una nuova linea di prodotti sul marco di Terreal Italia. Sono prodotti che permettono il fissaggio dei pannelli fotovoltaici sulle coperture realizzate in tegole ed in coppi. Quindi anche qui un passo avanti, un nostro sforzo nella direzione di aumentare il tema della sostenibilità anche nella proposta commerciale.